Eccoci, buonasera. Vi racconto come stanno aprendo i giornali in edicola. Praticamente tutti i quotidiani aprono con l'intervista a Matteo Renzi qui a Di Martedì. Poi ognuno pone l'accento su una parte diversa. Vi mostro subito la Repubblica. Renzi non mi faranno fuori. Così anche il Mattino, apre con lo stesso tema il Mattino. E poi la Stampa, Renzi, non pongo veti per ricostruire il centro-sinistra, mentre diciamo, il Corriere della Sera pone l'accento un po' più sull'aspetto più conflittuale. Renzi attacca intese lontane. Anche il giornale parla diciamo, di noi, dell'intervista a Matteo Renzi. Renzi non sta sereno e si autoassolve in TV da Florida. E poi invece un'altra notizia, perché abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovato una notizia utile, diciamo così, perché il 15 di novembre, cioè fra una settimana, scatta l'obbligo di cambiare gli pneumatici dell'auto, cioè mettere quelli invernali oppure caricarsi diciamo, in macchina le catene da neve. Innanzitutto per capire se gli pneumatici che abbiamo noi sono quelli effettivamente invernali, bisogna cercare un simbolino che sta sul lato, sul fianco della ruota. C'è una piccola scritta MS, che stanno per Mud and Snow, fango e neve, e un piccolo simbolo di un fiocchetto di neve. Per capire invece se il nostro comune o la nostra regione sono interessati dall'obbligo, e dobbiamo fare particolare attenzione perché questo obbligo varia da comune a comune e da regione a regione e dobbiamo fare particolare attenzione perché ci sono delle multe molto salate che possono andare da un minimo di 40 euro per le strade cittadine e possono arrivare addirittura a 380 euro e alla decurtazione di punti della patente se siamo in autostrada. Quindi c'è una settimana di tempo per capire bene cosa fare per andare eventualmente dal gommista. Grazie, grazie.